Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale e oltretutto vi do il benvenuto su Raft Survive On. Allora ragazzi, è un po' di giorni purtroppo che non vi porto dei video, avete pienamente ragione, vi chiedo scusa, purtroppo ho avuto delle cose da fare, non sono riuscito a portare, come voi sapete, purtroppo essendo che mia mamma ha bisogno di fare visite eccetera eccetera, purtroppo ho dovuto portarla e non ho avuto il tempo di né di registrare né di fare nient'altro, quindi vi chiedo scusa, portatemi pazienza, piano piano cercherò di risolvere tutte queste cose, vediamo un attimino. Intanto ragazzi vi dico, mi sono portato leggermente avanti per quel poco che dovevo fare. Intanto vedo che ci stiamo morendo molto male. Adesso vi faccio vedere anche un attimino. Intanto dobbiamo far così e mettere qua a cuocere questo e facciamo così. Beviamo, perché sennò ragazzi qua ci moriamo veramente male, Così. E voilà. Vediamo nell'inventario, c'è ancora un bicchiere. Ma manco per il pisellozzo. Dobbiamo farlo. Allora facciamolo un attimo. Bicchierozzo. Sì. Ma sì, craftiamolo, dai ragazzi, tanto non c'è problema. Prendiamo un attimo l'acqua, come potete vedere ho allargato un po', adesso vi faccio poi vedere tutto. Mi sono portato avanti a costruire un pochettino, perché se no ragazzi qua la situazione si faceva molto molto critica, eh. Allora intanto andiamo a prendere questo prima che arriva. Sono riuscito a... lo squaletto mi morde il chiurlo. Per un periodo mi mordeva il chiurlo. C'è mancato un pelotto. Perché mi hai scaricato lo sniapparatore vivente qua? Ok. Così. C'ho un paio di cosucce da farvi vedere anche, ragazzi. Adesso finiamo 2 secondi qui. Perfetto. Purtroppo è un po' noiosetta sta cosa, perché ok, intanto qua il nostro squaletto, perché ragazzi sono riuscito ad ucciderlo, 2 volte l'ho smaciurlato, 2 volte sono riuscito a massacrarlo, 2 volte. Oh, ok, allora raccogliamo, ragazzi guardate come funzionano bene queste cose. Adesso qua sul fianco, ragazzi, non raccoglie tantissimo, però qua ragazzi raccoglie un fracco di roba, guardate. E voilà. E ho scoperto anche un'altra cosa ragazzi, che quando passa la nave, se voi lanciate il razzo, lei vi manda la robuccia, la cassa. E ho raccolto un bel po' di roba. Allora vi faccio vedere questo ragazzi, guardate bene, guardate l'acqua che c'è qui, sono 5 bicchieri. Allora adesso facciamo una cosa, facciamone un altro perché a noi ci serve, così lo facciamo insieme, così tanto dobbiamo fare anche, ed è questo qua. Allora ci serve 12 stracci e ne abbiamo 15, va bene, 12 corde e 2 di questo clut, che non ho capito che cosa serve, che cos'è. Comunque, deve essere tipo una colla, una roba del genere. Allora, craftiamocela e la mettiamo... ma sì, mettiamolo qua, dai. Allora, questo, ragazzi, praticamente si riempie con l'acqua quando piove. E sono 5 bicchieri d'acqua.
Quindi io direi, ragazzi, di metterne ancora uno poi. Vediamo un attimino anche dove. Adesso lo metteremo magari da un'altra parte. Adesso vediamo che così, man mano che piove, lo possiamo fare. Allora, ho spostato di qua, ho spostato, come potete vedere, le casse e le ho messe da un'altra parte, le ho messe di qua, guardate. Ah, guardate questa cosa. Allora, c'è la nave, abbiamo sparato il razzo, vedete? Sta passando la nave. La nave non viene fin qua perché si vede che gli facciamo un po' schifio, no? Adesso noi gli abbiamo lasciato il intanto facciamo così, carichiamo. Suonerà appena arrivo più o meno in questa zona, fa un suono e si mette a suonare praticamente. Sentite, non so se lo sentite adesso, sentite, quando arriva fin quasi al bordo suona. Avete sentito? Ha suonato e ha droppato la nostra scatola. Che però c'è un grosso problema. Perché noi adesso siamo pieni come le uova. Allora, adesso per fare una bella cosuccia, a parte che dobbiamo fare un bel po' di cose, guardate qua il magazzino che ho fatto. Avete visto quante casse ho messo? E per ogni cassa c'è tutto praticamente. Allora andiamo intanto a posare un po' di cibo, a parte che dobbiamo anche mangiare. Andiamo a posare un po' di cibo. Come potete vedere, due teste di squalo, eh. Devo ancora capire a cosa servono. Come potete vedere, c'è lo squalo. No, mi ha rotto tutto. Ma no. Ma dov'è che ha rotto adesso sto pirla rimbambito? Ma perché? Perché deve essere così deficiente sto squalo? Qua mi ha spaccato tutto qua. Ma che pirla rimbambito, bestiale proprio. È bestiale sto pirlozzo. Ah, va bene, dai. Allora, patate le mettiamo via. Abbiamo un bel po' di roba, qua e questo qua. Poi abbiamo da andare a prendere anche dell'altra roba, ma ragazzi, poi vediamo un attimino. Allora, i chiodi a noi ci servono. Dobbiamo posare. Dovremmo posare un po' di cose, però il problema è che abbiamo 7 razzi adesso. Scusate se ho interrotto un attimino, ragazzi, ma c'era mia mamma che mi parlava, quindi vi chiedo scusa. Allora, abbiamo qua da raccogliere. Vediamo dov'è la. Eccola qua. Questa è la cassa, ragazzi, ma come sempre siamo pieni come le uova. Quindi andiamo, vado a posare. Allora, ok ragazzi, ci siamo, perfetto. Allora, adesso facciamo una bella cosuccia intanto. Raccogliamo le nostre cose qui. 2 secondi. Prendiamo anche gli stracci perché a noi ce ne servono tantissimi gli stracci purtroppo. E senza gli stracci.
non si può costruire. E vi faccio vedere un'altra bella cosuccia che abbiamo sbloccato, che ho sbloccato pian piano. Finalmente, ragazzi, finalmente, finalmente, abbiamo, vi dico, ok, finalmente, ragazzi, prendendo il nostro martellozzo, che poi lo dovremmo fare, ho sbloccato le finestre. I chiodi, vabbè, ma i chiodi ne abbiamo un'infinità, ce li abbiamo di qua, ragazzi, guardate, nel nostro magazzino, perché li ho fatti, perché abbiamo preso un bel po' di cosucce. No, devono essere, no, qua c'è il ferro, quindi devono essere qui, esatto. Facciamo così e facciamo così. Per adesso andiamo. No, dobbiamo un attimo posare questo. Perfetto. Abbiamo altro da posare, mannaggia lo splugo service. No, ok, sì, le patate. Ok, perfetto. Andiamo subito, io su, subito. Tanto prendiamo i nostri straccetti anche qua, così, perché ci servono spudoratamente sti stracci, ragazzi. Ci servono perché sono i primi che facciamo fuori. Ok, andiamo qua, prendiamo le nostre finestre e andiamo a mettere le nostre finestre. Allora, prima di tutto facciamo così. Poi andiamo di qua. Io direi che quasi quasi di qua, ragazzi, lascio un'apertura, però qua mettiamo una finestra qui. Ecco, abbiamo finito il martello. Craftiamo il martello e mettiamo le nostre finestre qua. Perfetto, una è qui. Di qua metto un'altra porta, ragazzi, perché di qua no, però. Cosa manca? Cos'è che mancano? I chiodi? I chiodi ne abbiamo un'infinità di là. Cioè, i chiodi ce ne vanno una barca. I chiodi, ragazzi, ce ne vanno una barca. Prendiamo po', almeno possiamo mettere giù tutte le finestre che vogliamo. Quindi qua mettiamo un'apertura. Qua mettiamo le finestre, le altre finestre, eccolo qua, altra qui. E allora, sto pensando se mettere una porta anche di qua, perché passiamo spesso di qua. Ok, andiamo. Ok, va bene, dai, mettiamo una porta anche lì. Andiamo su e andiamo a metterle su. Allora, prima di tutto qua dobbiamo mettere, no, c'è già la porta, però qua una finestra, qua l'abbiamo messa. Andiamo a metterne una qua. Una qua. Ok. E come potete vedere, ragazzi, ho fatto i corridoi. Ok, avete visto? Ho fatto i corridoi, ho fatto il corridoio e ho fatto due stanze qua. Una sarà la camera da letto e l'altra vediamo, ragazzi, vediamo cosa fare, magari faremo un piccolo studio. Ho messo questo, e adesso vi faccio vedere di qua, che ce l'ho di qua, il tavolino con le sedie, con la sedia, con lo sgabellino, che è una cosa abbastanza carina da vedere, diciamo. Allora, sì, io direi di fare così. Una, ecco, cosa manca? Come sempre mancano i chiodi. Ma perché deve rompere le pallottole? Ma no! Ma fammi andare là! Mannaggia lo splugo service, tu e quella mercoledì. Tu hai rotto le palle! Mamma mia, oh! Ogni 2 minuti mi attacca sto pirrozzo di uno squalo.
È assurdo, ogni 2 minuti mi attacca. Ok, madonna ragazzi, abbiamo finito i chiodi. 4. Ma non così! Allora, punta là. Perfetto. Perfetto. Adesso, dov'è la porta? Qua. Una e due, perché passiamo da tutte e due le parti, ragazzi. Dobbiamo andare... Ah, di qua. No. Ci sto morendo male, ragazzi. Ok. E no, non passo adesso. Oh, ma perché? 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 Allora, intanto facciamo così. Ok. E adesso ragazzi, sposterò un attimo questa roba qua, bevo e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, rieccoci qua, rieccoci qua. Mettiamo un attimo la legna qui che intanto ci servirà poi. Andiamo su, andiamo un attimo, dai, perché intanto qua puffate. Perfetto, ci siamo svegliati ed è bellissimo quando dorme così. Andiamo giù e ci raccogliamo un attimo tutte le risorsette che abbiamo. E ragazzi, inizia a piovere. Vediamo se riusciamo a fare anche un altro di quei cosi, eh. Dobbiamo solo sperare. Ok, dai, sono pieno come un uovo. Andiamo a vedere lo straccio qua che mi serve. Molto bene. Allora prendiamo. Vediamo se riusciamo a farne un altro. Cosa mancano? Le corde, ma le corde le abbiamo, a parte che possiamo farle un attimo. Le corde possiamo farle, allora facciamole un attimo. Con la roba che abbiamo possiamo farle, quindi andiamo a... dov'è? Eccolo qua. Ne facciamo un altro. Ragazzi, questo però mettiamolo qua. Guardate, così almeno si inizia a riempire. E ragazzi, noi qua possiamo farne un altro ancora. Perfetto. Bom, almeno con la pioggia si riempiono e ragazzi, non abbiamo più bisogno di quelli là. Ok, qua e gli assi. Questi, perfetto. Intanto andiamo avanti a sbloccare qualcosa. Andiamo a ritirare un attimo la roba, il cibo, ecco, le cose lì che a noi non servono. Andiamo su, vi faccio vedere anche questo. Ho cambiato un po' di cose. Ho fatto questo terrazzone che a noi ci servirà per mettere poi le piante, i fiori, quelle cose lì. È questo tipo di porticciolo che ci servirà quando arriverà il momento per guidare la nostra zattera in quella direzione. Ci servirà perché dobbiamo guardare, dobbiamo vedere davanti, quindi il nostro, la nostra, diciamo, prua, perché poppa dovrebbe essere il posteriore e la prua dovrebbe essere l'anteriore, quindi la nostra prua dovrebbe essere questa qua.
se c'è un timone da mettere, sicuramente ci sarà, come in raft normale, lo metteremo poi lì, così lo guideremo come una barca, una nave, ok? Allora, un'altra cosa che io vi voglio far vedere, sperando che riesco a farlo, è questa. Sì, perfetto, ce la posso fare. Allora, vediamo. Sì, lo possiamo mettere qua. Però, ragazzi, come potete vedere, a noi ci manca la terra. Vediamo un attimino se per mettere la terra possiamo utilizzare queste cose qua, dove l'erba, perché mi sembra che c'era un modo per fare la terra, però non mi ricordo come. Non so, perché se no dobbiamo aspettare per fare la terra. Qua non lo so, l'unica cosuccia che possiamo fare. Aspettate un attimo. E se io provassi a far così? No. Mettiamolo qua, abbiamo finito anche un'altra volta il martello. Allora, zero. Vediamo se me lo fa fare. No, non mi fa fare niente, quindi niente. Allora, su 4 facciamo così e facciamo un altro martello perché non ne abbiamo più. Perfetto. E io direi, ragazzi, di fare un'altra cosuccia. Intanto lì per adesso ne abbiamo 3 di queste e vanno bene per il momento, che poi pianteremo le nostre, come si chiamano? Dobbiamo poi mettere giù la terra, eccetera. E invece qua, ragazzi, io direi di mettere giù. Abbiamo anche questi che, ragazzi, ok, allora io non riesco a capire perché mi deve fare questo difetto qua. Ok. Ah, ok, me lo mette. Perfetto. Perfetto, come potete vedere li mette in fila. E ci serviranno per adesso. Lasciamo così, ci serviranno poi per mettere la terra e i semi per le piantine. Ragazzi, io direi che sta venendo fuori un bel lavoretto. Piano piano qua ho messo una finestra. Piano piano, piano piano, ragazzi, si farà. Io a te ti massacro di botte. Brutto splugo delle pallottole, è morto! È morto! È morto lo squalozzo! È morto lo squalozzozzo, lo zozzo! È moruttoto! Ha! È smerdolatoto! Allora, inventi. Vedete che mi ha dato anche un altro cervellozzo qua? Un altro testolozzo qui? Perfetto! Facciamo così, ragazzi, e mettiamolo a cuocere. E questo ci serve alla sempre. Poi. Allora, ci sarà la nostra stanza delle sgnappolatorie. Adesso vi faccio vedere. Andiamo a mettere qua la nostra testa di ciapet. Ok. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa, che purtroppo ci serve la canna da pesca in questo momento. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a farla subito perché se no ci manca la canna, quella normale, no, così. Quindi facciamo quella normale e facciamo questa. Perfetto, ci siamo. Allora,
riuscire a mettere giù quello che dico io, ragazzi, dobbiamo pescare un po' di pesciolozzi. Quindi, e purtroppo dobbiamo pescarli uno diverso dall'altro. Allora, ragazzi, dovremmo esserci. Allora, mettiamo così e andiamo a vedere questo che ci serve. Perfetto, li abbiamo tutti. Li abbiamo tutti. Molto bene. Andiamo a vedere dove possiamo metterlo. Lo mettiamo di qua, ragazzi. Facciamo la nostra sala dei trofei. La nostra sala dei trofei. Eccola qua. Il primo nostro quadretto con i trofei, ragazzi, presi. Caffè colata. Va bene. Bene, questa può essere una cosa molto molto buona. Andiamo a vedere intanto, qua è pieno. Qua è pieno. Qui è pieno. Ragazzi, è tutto pieno. Perfetto, molto bene, molto bene, molto bene. Raccogliamo tutte le risorsette che ci sono, che ne abbiamo un'infinità e mezza. Vieni, cosa possiamo... Ah, ok, possiamo fare anche questo, ragazzi. Allora, intanto qua, ragazzi, ci va poi il timone. Però noi cosa abbiamo bisogno? Di chiodi e di quello. Vabbè, ma noi possiamo far così. Allora, di chiodi, non qua, ma qua. No, ho sbagliato tutto. Qua cosa c'è? Chiodi. Ok. E ok. E abbiamo bisogno, ragazzi, di quello. No. Ma è qua. Perfetto. Mettiamo questo, lo mettiamo qua. E questo non lo mettiamo, perché non ce n'è posto. Mannaggia lo splugungappato. Pattaracco. Vabbè, possiamo però far così. Possiamo posare la patatofura. Posare questo. Che non ci serve manco lo splughetto. Ok. Ecco qua. E prendiamone uno di questi. Perfetto. Adesso andiamo su. Perché almeno così, ragazzi, costruendo così, riusciamo ad andare avanti con i livelli, perché io voglio arrivare al punto di poter sbloccare le vele. Dove? Eccolo qua. Perfetto. Io direi che questo lo possiamo mettere, ragazzi, qua in un angolo. Perfetto, così almeno siamo tranquilli, possiamo utilizzarlo per qualsiasi cosa. Perfetto. Molto bene. Allora, di altro, ragazzi, facciamo pedane. Facciamo pedane. Pedane, pedane, pedane. Andiamo a mettere a posto tutte le pedane e facciamo pedane. Almeno andiamo avanti con i livelli, eh. Ok, allora, mettiamo qua, poi vediamo, tanto, ok, e qua ci siamo, dobbiamo andare...
a fare così, e qua abbiamo aggiustato. Io direi, ragazzi, di mettere di qua. Andiamo avanti con le pedane, perché merda, cos'è che manca? Gli stracci, ragazzi, gli stracci sono una cosa assurda, non riusciremo mai ad avere sempre solo stracci. Ce ne vanno una marea, ce ne vanno veramente tanti, ragazzi, di stracci, non è una cosa normale. Stracci ne abbiamo e li utilizzeremo e va a far tu. Andiamo a prendere questo. Dove sei? Perso il cacchino marcia. Ok. Bene. Allora, ragazzi, io intanto vi taglierò. Perfetto, intanto andiamo avanti, così vediamo anche cosa sbloccare. Allora, facciamo una cosa. Intanto fermiamoci qua con questo video. Io mi porto leggermente avanti, cercherò di prendere un po' di materiale con un po' di stracci, perché ragazzi, purtroppo dobbiamo prendere gli stracci. Poi andremo avanti piano piano anche a costruire, a fare tutte queste cose qua. Purtroppo ci serve la roba, ma adesso abbiamo incominciato a incominciamo a stare un pochettino meglio, sia con il cibo che con il resto. Abbiamo tantissimo cibo da parte per quando andiamo via. Lo utilizzeremo anche quello lì, perché ci servirà quando andremo poi sulle isole, quelle cose. Quindi dovremmo riuscire a farcela. Ragazzi, io per adesso mi fermo qua. Facciamo una cosa, io mi porto leggermente avanti, vediamo di sbloccare, vedo di andare a livello 22, perché a livello 22, ragazzi, dovremmo sbloccare altre cose, tipo le porte, forse le vele. Se a livello 22 abbiamo... No, tre cose sblocchiamo, ragazzi, a livello 22. Tre cose, livello 23 due cose, livello 24 una. Sbloccheremo un bel po' di cosucce, però io credo che poi andrà avanti comunque, perché ci andrà sicuramente qualcosa da costruire. Ci chiederà sicuramente una come che si chiama? Un banco da lavoro, tipo una cosa del genere, credo, perché dovremmo riuscire a mettere giù anche un'antenna radio, tutte quelle cose lì, per riuscire a mettere quelle... Pian piano sbloccheremo, vediamo un attimino, quando ci avviciniamo a sbloccare quello che c'è da sbloccare, piano piano vedrete che io per adesso isole non ne ho ancora viste in giro. Io spererei, perché vedo che le cose vanno avanti man mano, cioè, per dire, avete visto che lo squalo è arrivato dopo un tot di livelli. Ho iniziato a uccidere lo squalo da poco, perché prima lo colpivo e basta, adesso ho incominciato anche a morire, dopo qualche volta muore e vi dà il drop, quindi ci va un po' di tempo. Secondo me nei prossimi livelli piano piano sbloccheremo altre cose, ci andrà un po', ok? Bene, ragazzi, facciamo una cosa, come sempre io un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando, ragazzi, condividete, aiutatemi a portare avanti questo canale, ok, ragazzi? Dai, ciao, alla prossima, ci vediamo al prossimo gameplay. We'll be right back.